Recuperati Rauti e Marilungo, assenti Bocic e Chiarella, mentre Clemenza ci sarà nonostante una botta in allenamento rimediata giovedì. Il Pescara si prepara così alla trasferta insidiosa di Pontedera contro l'Aquila Montevarchi per una gara inedita, senza precedenti. Direzione affidata a Giordano Di Novara. Il tecnico Auteri fa i complimenti al suo avversario Malotti e parla delle insidie della gara di domani. Le insidie sono dappertutto. Domani è una partita importante perché affrontiamo un avversario che ho visto e che ha qualità, che ha organizzazione di gioco, lo ha anche dimostrato in questo inizio di stagione, che gioca un calcio fatto di intensità e di aggressività, squadra che accetta il confronto, mi hanno fatto un'ottima impressione. Quindi noi prima di tutto dovremo riequilibrare i ritmi in gara e rispondere colpo su colpo dal punto di vista dell'intensità, dell'agonismo. Sono sicuro che sarà un bel confronto, ma noi siamo pronti. Però è vero, è una gara in Montevarchi, qualcuno dice una sorpresa, una squadra ben allenata. Galano pronto ad una maglia da titolare, Rizzo in mediana e uno tra Ianes e Ingrosso, le altre possibili novità che ci saranno, come conferma lo stesso Auteri, che parla anche dei miglioramenti che si aspetta dagli attaccanti. Qualche cambio ci può essere, soprattutto nell'economia delle tre gare. Domani si gioca su un campo sintetico, anche un po' stretto, ci sarà un grande impatto fisico, ma noi dovremo essere bravi sia nell'impatto fisico sia nelle geometrie, perché è importante, però qualche cambiamento ci può essere. Negli ultimi 20 metri dobbiamo migliorare complessivamente il rendimento di quelli davanti, però è tutto abbastanza normale perché siamo all'inizio, tanti giocatori che abbiamo in rosa vengono da un percorso di lavoro un po' discontinuo. Nel Montevarchi squalificato il difensore Martinelli, da tenere d'occhio la velocità e le combinazioni degli avanti con il gambiano Yallov e uno tra Carpani e Barranca a supporto di Gambale. Così il tecnico Malotti alla testata Valdarno 24. I ragazzi sanno benissimo di andare a affrontare una squadra fortissima, ma non per questo ci sentiamo battuti prima ancora di cominciare, anzi. Abbiamo grosse speranze, abbiamo grosse ambizioni dentro di noi e quindi sicuramente cercheremo di dargli e di rendergli una vita difficile. La dobbiamo affrontare con serenità innanzitutto, ma anche con certo acume sia tattico che mentale.